Ci verrebbe mai in mente di pensare che questo animale marino, un'aragosta, che vive nell'oceano, è correlato con la cavalletta, un animale che vive sulla terra? E anche con questo millepiedi? Sì, sono tutti correlati. Tutti appartengono al più grande dei gruppi di animali, quello degli artropodi. Il loro nome deriva dal greco. Infatti, pus significa gamba e artron significa unito. Quindi gli artropodi sono animali con le zampe formate da segmenti congiunti. Questo disegno ci mostra le zampe di un millepiedi, un ragno, una cavalletta e una aragosta. Tutte sono formate da segmenti uniti fra loro. Gli artropodi hanno anche altre caratteristiche oltre questa. Esse sono un esoscheletro, e cioè uno scheletro esterno al corpo, e un corpo segmentato con gli organi e le appendici unite. Osserviamo l'esoscheletro di questi artropodi. Guardando attentamente una aragosta, notiamo un rivestimento rigido che racchiude la maggior parte del corpo dell'animale. Questo rivestimento è lo scheletro dell'aragosta, la struttura su cui si modella il suo corpo. Diversamente dagli animali con spina dorsale, lo scheletro dell'aragosta è all'esterno del corpo invece che all'interno. È un esoscheletro. Forse avete visto qualche volta l'esoscheletro vuoto di una cavalletta che era diventata troppo grande per il suo rivestimento. L'esoscheletro di un ragno si vede difficilmente a causa dei peli che crescono sul corpo dell'animale. Ma quello brillante di un millepiedi si può osservare con facilità. Così i nostri esempi hanno mostrato che tutti gli artropodi hanno un esoscheletro esterno. Cosa possiamo dire sulla terza caratteristica? Un corpo segmentato con gli organi e le appendici attaccate. Esaminiamo per primo un millepiedi. Unito alla maggior parte dei segmenti c'è un paio di zampe articolate. Le zampe sono comprese fra quelle parti del corpo chiamate appendici. Numerose appendici si possono trovare anche sulla testa del millepiedi. Queste appendici buccali servono a ridurre le piante in pezzetti così piccoli da poter essere facilmente mangiati dall'animale. Così il millepiedi mostra un'altra caratteristica degli artropodi: appendici specializzate unite a un corpo segmentato. Anche il corpo del ragno è diviso in segmenti e ad esso sono attaccate sia delle appendici che delle zampe articolate. Sulla testa del ragno ci sono altre appendici che costituiscono degli ottimi mezzi per afferrare il cibo. Appendici speciali per la masticazione si possono trovare nella cavalletta, che inoltre è fornita di altre appendici che comprendono anche le zampe articolate attaccate a un corpo composto da segmenti. Guardando la superficie inferiore di un'aragosta, possiamo notare che anche il suo corpo è diviso in segmenti. Di nuovo ci sono le zampe articolate proprie degli artropodi e altre appendici come questa a forma di tenaglia che serve per afferrare il cibo. L'aragosta, allora, e tutti gli altri animali chiamati artropodi hanno in comune tre caratteristiche: zampe articolate, esoscheletro esterno e un corpo segmentato con gli organi e le appendici attaccate. Sebbene gli artropodi abbiano queste tre caratteristiche comuni, essi non sono tutti uguali e sono stati raggruppati in quattro grosse classi. Il millepiedi che abbiamo visto è un esempio della classe dei miriapodi. La cavalletta invece è un esempio della classe degli insetti. Il ragno fa parte della classe degli aracnidi. L'aragosta, a sua volta, è classificata fra i crostacei. Questo schema mostra i nomi delle quattro classi maggiori
e gli esempi che abbiamo visto per ciascuna di esse. I miriapodi sono spesso chiamati millepiedi. Di solito si trovano in luoghi bui e umidi. Gli insetti sono i più comuni fra gli artropodi, se ne contano molte migliaia di specie. Tra le varie specie di insetti ci sono grandi differenze di colore e di dimensioni. Questo insetto abbastanza grosso e bello, la libellula, vive gran parte della sua vita da solo. Altri insetti invece, come le formiche, vivono insieme in gruppi o colonie. Le formiche e altri insetti, come le falene e le farfalle, passano attraverso numerosi stadi di sviluppo e di crescita. Simili agli insetti per alcuni aspetti sono gli aracnidi, che comprendono le numerose specie di ragni. Fra i ragni ci sono le tarantole, che si trovano frequentemente nelle zone desertiche, aride. Ad ogni modo, gli aracnidi, come gli insetti, sono diffusi ampiamente in molte aree del mondo. Anche gli artropodi, noti come crostacei, sono molto comuni. Molti di essi vivono nell'acqua o vicino ad essa. Alcuni, come questo granchio violinista, sono abbastanza grossi. Ma questi crostacei quasi trasparenti, le dafnie, sono estremamente piccole e difficilmente si possono vedere ad occhio nudo. L'immagine di questa dafnia, per esempio, è stata ingrandita centinaia di volte. Tutte insieme, le numerose specie di animali che formano le quattro classi di artropodi, miriapodi, insetti, aracnidi e crostacei, annoverano più di 600.000 specie conosciute. Alcune sono utili all'uomo, altre sono dannose. Insetti come le api domestiche sono utilissime all'uomo. Esse impollinano molte piante e nei loro alveari le api producono miele e cera, entrambi utili all'uomo. Ancora sono utili questi giovani insetti o larve. Sono le larve del baco da seta. I bozzoli prodotti da queste larve sono lavorati e ridotti a fili di seta e vengono usati nella produzione di stoffe. Altre larve di insetti sono abbastanza dannose. Queste sono le larve del comune tarlo della stoffa. Le osserviamo qui mentre si nutrono usando della stoffa di lana. Un altro insetto comune è un flagello, è la mosca. È noto ovunque come veicolo di sudiciume e malattie. Molti aracnidi, compresi i ragni, sono un aiuto per l'uomo perché riducono il numero delle mosche. I ragni, come questo qui, tessono una tela nella quale le mosche e altri insetti rimangono intrappolati per essere poi mangiati. Così i ragni sono utili per tenere sotto controllo il numero degli insetti nocivi. Comunque, molte specie di aracnidi, fra cui lo scorpione, sono pericolose per l'uomo. Questi hanno nella coda degli organi specializzati, chiamati organo pungitore. Questa appendice può pungere in maniera dolorosa e talvolta fatale. Il gruppo di artropodi noti come crostacei comprende molte specie utili all'uomo. Questo gambero di fiume è un crostaceo d'acqua dolce. Aiuta a mantenere l'acqua pulita grazie alla sua attività di spazzino, che compie mangiando piante secche e animali morti. L'uomo talvolta mangia il gambero di fiume. Questi gamberetti, come la maggior parte dei crostacei commestibili, vivono nell'acqua salata. I crostacei commestibili sono una quota importante del cibo ricavato dal mare che viene consumato dall'uomo. Abbiamo visto, allora, che molte specie di artropodi sono importanti per la vita dell'uomo. Alcune sono utili, altre pericolose. Come facciamo a stabilire che un determinato animale è un artropodo? Quali sono le tre caratteristiche che dobbiamo cercare? Per prima cosa, dobbiamo cercare numerose paia di zampe formate da segmenti congiunti. Poi cerchiamo un esoscheletro o uno scheletro esterno al corpo dell'animale. Per ultimo, dobbiamo ricercare un corpo segmentato con organo e appendici attaccate.
Gli animali che hanno queste caratteristiche appartengono al gruppo di animali chiamati artropodi, il gruppo più numeroso fra gli organismi viventi.